Jack, ha mangiato abbondantemente anche ieri sera. Vieni qua, Jack. E poi questa è un'altra cosa che vale la pena investirci del tempo per fargli associare una cosa positiva, la macchina. Cioè, se un cane noi lo prendiamo, lo mettiamo anche magari da solo, ancora peggio con un cane mordace, nel trasportino vivrà questo momento come un momento di stress, di separazione dal leader. Mentre io lo metto dentro, se sta da solo gli do un tartufo maiale all'addestramento che gli fa compagnia, quindi incominciano a vivere. Questo Jack va a tartufi come se fosse un cane anziano. Adesso sta facendo un bisognino, Jack però è partito proprio per andare fuori. Dai che ottobre arriva, anche se per via della siccità non ho delle grosse aspettative. Ancora a fare il bisogno, e queste sono tutte le accortezze alle quali che cerchiamo di avere, no, che cerchiamo, che abbiamo con tutti i cani, perché ci risulta diverso, più bello il fatto che siano gioviali, giocherelloni. E Jack, vieni qua, dai Jack, su, dai, sali, su. Questa macchina non si predispone a farli salire da soli, lui fa sempre un po' di mosse quando lo prende in braccio. Bravo Jack, però insomma ha accettato bene. Jack in particolare quando arrivò la macchina non la sopportava per niente.